Buonasera cari amici di Udinese TV, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport in regione, dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Puntata principalmente dedicata alle due ruote, perché nel precedente fine settimana si è tenuto nell'Alto Friuli, in Carnia, la seconda tappa del trofeo Trial Nord-Est. Daremo poi aggiornamento delle varie classifiche per quanto riguarda campionato regionale di enduro, campionato regionale di mini enduro e anche di enduro d'epoca. Poi parleremo delle gare che nel prossimo weekend si disputano sulle due ruote e poi apriremo la parentesi legata alle quattro ruote, parlando in particolare del rally di Velenie che si disputato nel precedente fine settimana. Ma iniziamo dalla gara di Trial che si è svolta a Paluzza grazie al motoclub Carnico. Vediamo com'è andata con le immagini. Due grandi vittorie hanno dato lustro al motoclub Carnico alla seconda prova del trofeo Trial Nord-Est che si è disputata a Paluzza grazie alla regia proprio della società dell'Alto Friuli, presieduta da Emanuele Prisco. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Terry Kreiger e Giampaolo Concina. Il primo si è aggiudicato la classe TR3 con 4 penalità di vantaggio su Alessandro Bauce dell'Essina, al via su TRRS, mentre il secondo ha messo la firma nella classe TR3 Open su Honda con 5 penalità di vantaggio su Alex De Paul. Per loro si tratta della prima affermazione stagionale. Nella gara d'apertura della serie, che si era disputata a 9 di Vittorio Veneto, si erano classificati rispettivamente al quinto e al secondo posto. Una gran bella soddisfazione dunque per il motoclub Carnico, che è riuscito a imbastire un'ottima prova nonostante alcune difficoltà legate al maltempo. C'era grande attesa anche attorno alla classe TR2, in cui il pilota di Pagnacco Giacomo Brunisso, in forza alle fiamme Oro, si era imposta a 9. Stavolta il sedicenne della Beta ha chiuso alle spalle per 8 penalità di Valentino Feltrin dell'Azzate, che su Beta era finito secondo nella prova di apertura della serie. Terza e quarta piazza poi per Luca e Adam Kreigero del motoclub Carnico, al via su TRRS, mentre Gabriele Agostinis, sempre del motoclub Carnico, su Montesa, non è riuscita a fare meglio del quinto posto. In TR4 la firma è stata posta da Alessandro Ferrari del Valpolicella su TRRS, in mini trial mono da Luca Anastasi del Legna, mentre le altre classi hanno visto vincere gli stessi piloti arrivati privi a 9 di Vittorio Veneto. Primo posto in mini trial A per Leonardo Dainese della Veneto Eventi, in mini trial C per Sebastiano Dainese della Veneto Eventi, terza piazza poi per Samuele Tavan dell'Art Trax su Beta. Successo per Tony Viero della Veneto Eventi nella Mini Trial Entry e per Mattia Zambarda della Valle dei Laghi nella Vintage. In TR5 ancora uno squillo per Tiziano Girelli su Vertigo del Trias Caligero e in TR4 Open per Gilberto Bortoli del Motoclub del Gard su Vertigo. In quest'ultima classe, terza piazza per Giulietta Treu del Carnico. Rientriamo in studio, ricordiamo che il prossimo appuntamento del trofeo Trial Nord-Est si disputa il 12 giugno a Valle Legora in provincia di Vicenza, mentre il prossimo fine settimana si tiene la seconda tappa del campionato italiano di Trial, che sarà ospitata domenica 5 giugno da Camerino. Per quanto riguarda invece la gara di Paluzza, al termine della prova abbiamo sentito due protagonisti, Giacomo Brunisso e Luca Kreiger, rispettivamente secondi e terzi nella classe TR2, e il presidente del motoclub Carnico, ovvero sia Emanuele Prisco. Sì, quest'anno ci siamo dedicati per i piloti del nostro territorio, quindi per prendere anche un momentino di respiro dopo un impegno così grande. Abbiamo cambiato location, siamo a Paluzza e abbiamo appunto dedicato una manifestazione ai piloti del territorio con il trofeo Trial Nord-Est. È una cosa comunque carina, in un ambiente, in un contesto molto molto bello che si presta molto al trial, in una nuova località appunto per il Motoclub Carnico. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, nonostante essendo Nord-Est Italia appunto abbiamo avuto un riscontro buono perché siamo comunque lontani per la maggior parte dei piloti, ma quasi un'ottantina di partecipanti, che è un ottimo risultato per noi, siamo contenti. Prove molto tecniche, un po' sul bagnato, si sa se sono molto scivolosi. Però bella gara. Sì,
Sì, certo, sono partito che era asciutto, quindi chi è partito prima magari ha avuto un po' più di vantaggio, ma piano piano tutte le zone stanno diventando sempre più difficili e i prossimi giri saranno più complicati per tutti. Il campionato è iniziato abbastanza bene, e la prova di Pietramurata del 29 aprile mi sembra è andata abbastanza bene. Ho iniziato il primo giorno nella nuova categoria, quindi era un po' più complicato, un po' più difficile tutto, e ho concluso 12esimo. E il secondo giorno di gara invece ho concluso in decima posizione, migliorando la domenica e essendo più vicino alle posizioni di vertice, e per questo sono abbastanza soddisfatto. La prossima gara sarà il prossimo weekend a Macerata, vicino a Macerata, e speriamo di far bene. Andiamo avanti, prima di dare lettura di molte classifiche legate ai campionati regionali, sentiamo l'iniziativa proposta per i più giovani da parte del Comitato Regionale della Federmoto. Si chiama Centro Estivo 360 Gradi Experience, l'opportunità che il Comitato Regionale della Federmoto del Friuli Venezia Giulia offre ai giovani centauri. Il corso, in programma dal 13 al 17 giugno, si tiene al Crossodromo Viol de Gan di Cordenons ed è aperto ai ragazzi con fascia d'età che va dai 7 ai 16 anni. Sono ammessi un massimo di 20 mini centauri che nell'occasione potranno migliorare la loro conoscenza della moto e delle tecniche di guida in un percorso da cross in assoluta sicurezza. Dal 13 al 16 giugno il programma prevede in totale 6 ore e mezza di allenamento al giorno, suddivise in due sessioni, dalle 9 alle 13 al mattino e dalle 14 alle 16.30 al pomeriggio. I mini piloti dovranno arrivare alla pista tra le 7.30 e le 8.30. Il pranzo è previsto tra le 13.15 e le 14, la fine della giornata invece dalle 17 alle 17.30. L'ultima giornata, prevista per venerdì 17, è dedicata al corso di sicurezza stradale con la Commissione Educazione Stradale FMI. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con moto, abbigliamento e protezioni proprie. È necessario inoltre avere la licenza FMI 2022 e il certificato attività sportiva non agonistica. Per ogni informazione contattare il numero di telefono 347-2213-355 oppure spedire una mail a junior-fvg@federmoto.it. Andiamo avanti, campionato regionale di enduro, la situazione nelle varie classi dopo tre prove. In alcuni gruppi il leader ha punteggio pieno, in altri la lotta è serrata e va avanti senza esclusione di colpi. In tutti però i giochi sono ancora aperti e a vincente la battaglia nel campionato regionale di enduro, che con la prova di San Daniele, la terza delle sei in programma, ha girato la boa. I raggruppamenti in cui i piloti hanno vinto tutte le tappe sinora disputate sono 8. Senza rivale nella classe Master, 4 tempi a Vanico Minotto, che su Fantic 4.5 si è pure aggiudicato la classifica assoluta del round di Osopo ed è arrivato al secondo posto in quello di San Daniele. Il pilota del motoclub Tagliamento è indubbiamente uno dei protagonisti di tutta la serie. A spadroneggiare anche i fratelli Quas, Kevin e Rada, entrambi in forza al motoclub Albatros. Il primo, su Honda 400, comanda la classifica in senior 4.5 4 tempi con 3 successi di fila, esattamente come Rada nel femminile, al via su Honda 2.5 4 tempi. Al doppio dei punti del primo rivale in Master 2 tempi Luca Fanna, portacolori del motoclub Manzano, che corre su Beta 300, mentre in Super Veteran e in Veteran dominano i due centauri del motoclub Trieste, i vertici anche nel campionato italiano Major, cioè Ivo Zanatta e Fabrizio Criaz, entrambi su Gas Gas 3.5 4 tempi. A quota 60, quindi a punteggio pieno, sono anche Piero Vetta dell'Isontino su Suzuki in 50 e Michele Manfè del motoclub Polcenigo in Expert 2 tempi su TM 2.5. Più incerte le situazioni in altre classi. In Junior 2 tempi guida Davide Simonetti del Manzano su Fantic con 3 lunghezze di vantaggio su Alexei Wuerli del Medeot, che su KTM ha comunque recuperato 2 lunghezze sul rivale dopo il successo di classe San Daniele. Ne ha recuperati 3 Andrea Dappito su Gianluca Tami in Senior 2 tempi. Quest'ultimo, in forza Tagliamento su KTM 2.5, guida con 2 lunghezze di vantaggio sul rivale del Gemona in Salone Husqvarna 300. In Expert 4 tempi Willy della Pietra del Medeot su KTM 4.5 4 tempi con la vittoria di San Daniele ha staccato di 3 lunghezze il rivale di motoclub Gregor Robeck su KTM 3.5, con cui era appaiato in testa alla vigilia della prova. Tra i veteran invece guida Andrea Tacanelli del Medeot su Cerco 304 tempi, ma Luca Brollo dell'Artrex Variano su TM 302 tempi segue a 4 punti dopo averne recuperati 16 negli ultimi 2 round.
Grande lotta nella classifica dei motoclub, guida al tagliamento con 171 punti, ma il Manzano segue a quota 166 e ne recuperati 3 ai rivali a San Daniele. E fuga nelle altre classi, considerevoli quella di Emanuele Pittioni del Manzano su Beta, a 17 punti di vantaggio su Sasha Plesticar nel Carso tra i cadetti, che quest'ultimo non ha preso parte alla gara friulana sulla sua Yamaha. Tra gli junior quattro tempi, Simone Dario del Manzano su KTM 3,5 ha portato a 5 le lunghezze di vantaggio su Michael Ortiz del Tagliamento su Gas Gas 3,5, mentre Federico Liana del Manzano su Fantic si è portato a più 8 dal compagno di squadra Mauro Minute su Honda 2,5. Questa è la situazione del campionato regionale enduro dopo la terza tappa di San Daniele. Sottolineiamo che la quarta tappa si disputerà dopo il forfè della prova del motoclub isontino ad Aviano, grazie al motoclub pedemontano, alla fine di giugno. Il trofeo si chiuderà invece a Fanna a settembre, grazie all'organizzazione del motoclub Fanna, mentre la quinta tappa dopo il forfè del motoclub Carso sarà verosimilmente organizzata dal motoclub Manzano. Andiamo avanti e aggiorniamo anche l'evoluzione del campionato regionale di mini enduro, che invece nel quale si sono disputate 4 prove. Si sono disputate 4 delle 6 prove previste in programma per quanto riguarda il campionato regionale di mini enduro. Va sempre tenuto conto nelle varie classifiche che, essendo il trofeo composto da più di 4 round, si può scartare il risultato peggiore. Un'indicazione importante che tiene ancora aperta la graduatoria tra i 125 mini, altrimenti già nelle mani di Gabriel Faganel. Il portacolori del Carso su Serco è in testa con 77 punti, con 40 lunghezze di vantaggio su Andrea Molinaro dell'Artrex su Squarna. Certamente la serie in mano a Faganel, ma il rivale tiene botta. Tra i senior comanda punteggio pieno un altro pilota del Carso, Davide Cavas, che su KTM guida con 80 punti con 14 di vantaggio su Massimo De Monte, centauro dell'Artrex, anche lui su KTM. A quota 77 sono i leader delle graduatorie junior e cadetti, rispettivamente Luca Giusto del motoclub Moto Vecchio Veloci di Grado e Davide Toppano del Manzano, entrambi su KTM. Il primo comanda con 19 lunghezze di vantaggio su Giacomo Iride del Carso su Yamaha, il secondo con 30 su Tommy Marello del Vafna su Husqvarna. Tutto ancora in bilico per quanto i leader siano chiari. Stesso discorso tra i debuttanti nella femminile: Gabriel Bovol del Pozzenigo su Husqvarna e Anna Marconi del Carso su KTM comandano a punteggio pieno con 18 e 46 lunghezze di vantaggio su Evan Nadine dell'Albatros su KTM e Giorgia Baduit del Carso su KTM. La Marconi ha praticamente in mano il titolo, visto il cospicuo vantaggio sulla compagna di squadra. Per quanto riguarda il motoclub, invece, guida al Carso con 198 punti e 82 lunghezze di vantaggio sull'Artrex. Vediamo invece qua com'è la situazione per quanto riguarda il campionato regionale di enduro d'epoca. 4 prove su 6 andate in archivio anche per quanto riguarda la serie regionale di enduro d'epoca, trofeo anche questo che dà ai piloti la possibilità di scartare un risultato. 2 indiscutibili leader vantano le classi 50-80, dove comandano con un ampio vantaggio sul secondo classificato, rispettivamente Maurizio Cava del Pozzenigo su Ancillotti e Marco Taviano del Manzano su Puck. Il primo ha 52 punti di vantaggio sul secondo, Mauro Tomasetic del Manzano su Fanti, che dà tutto per vincere il trofeo. Nella 125 comanda Mauro Nodusso del Tagliamento su Cagiva, ma la lotta è serrata con Marino Pocecco e Giorgio Iride, entrambi del Trieste, rispettivamente al via su Aprilia e Gori. In 175 Alessandro Ciro del Manzano su Puck è primo con 6 lunghezze di vantaggio su Sebastiano Merlino del Medeotto su KTM, mentre sono 6,5 i punti con cui Andrea Basili del Motoclub Moto Vecchio Veloci di Grado su Maico guida la classe 2,5 su Fabio Cozzina del Trieste su KTM. Nella oltre invece Roberto Pasian del Motoclub Moto Vecchio Veloci di Grado guarda tutti dall'alto su Puck, a 18 punti di vantaggio su Marcello Zamaro del Manzano, anche lui alla guida di una PUC. Silvestrelli nella 2 tempi fino a 125, Claudio Pellizzon del Vafne prima su Yamaha con 13 lunghezze di vantaggio su Daniele Pitrelli dell'associazione motociclistica su Honda. Nella 2 tempi oltre 125 invece il leader è Manrico Vesca del motoclub Moto Vecchio Veloci di Grado su KTM. In 4 tempi fino ai 250, primo con largo margine sul secondo 50 punti e Arturo De Monte del Tagliamento su Honda, mentre nella 4 tempi oltre 2,5 l'avete appannaggio di Rodolfo Panizzutti dell'Albatros su Usaberg ai danni di Mauro Sant del Tagliamento su KTM.
A squadre, invece, il leader è il Tagliamento, ma con sole 6 lunghezze di vantaggio sul Manzano. 175. Ricordiamo che il prossimo appuntamento di entrambe le serie, quindi Mini Enduro ed Epoca, è in programma a fine settembre grazie all'organizzazione del Motoclub San Giovanni di Livenza, quindi si tornerà in provincia di Pordenone. Andiamo avanti, parliamo sempre di Enduro perché si tiene domenica 5 giugno a Mallare in provincia di Savona la seconda prova del campionato italiano Enduro Under 23 Senior, serie iniziata lo scorso maggio con il primo round tenutosi a Caltanissetta. In Liguria saranno presenti 8 piloti delle Friuli Venezia Giulia a fare i puntati su Thomas Bastiani del Motoclub Manzano, sesto in Sicilia su Fantic 125 tra i cadetti, su Christian Murgut del Motoclub P98, quinto tra gli junior su 300 su KTM. Per il Motoclub Manzano corrono anche Davide Simonetti al via tra gli junior su Fantic 125, Emanuele Pitioni in gara tra i cadetti su Beta 125, nonché i senior Mauro Minuto e Alberto Callegher in gara rispettivamente su Honda e Fantic nella classe senior 2,5-4 tempi. Tra i senior nei 300 anche Andrea da Pit del Gemona su Squadra 302 tempi. Per il Motoclub Pino Medeotti in sella anche Alex e Wuerli tra gli junior 125 su KTM. Il percorso prevede una cross test da 6 km da ripetere 4 volte e un enduro test da ripetere per 3 volte. Nel precedente weekend si è svolta invece a Passignano sul Trasimeno la sesta tappa del campionato assoluto di enduro, considerati forfè dovuti a un infortunio sia di Lorenzo Maccorito sia di Daniele Micheluzzi, al via per i Friuli c'era il solo Thomas Bastiani che su Fantic 125 ha chiuso al sesto posto tra i cadetti, sperando per 13 centesimi la quinta piazza. Per il giovane centauro del Motoclub Manzano un altro buon risultato per la seconda volta di fila ha chiuso sesto, che conferma la sua crescita. Quattro ruote, Rally Velenio e Freel Motor sugli scudi, sentiamo com'è andata. Prima vittoria assoluta stagionale, seconda nel campionato sloveno per Rock Turk, che su Hyundai i 20N Rally 2 di Freel Motor si è aggiudicato il Rally Velenio, secondo round della serie del Tricorno. Navigato da Blanca Kazin, il driver ha vinto 10 delle 12 prove speciali in programma, chiudendo il percorso con il tempo di 1 ora, 11 minuti 47 secondi e 6 decimi. Nel trofeo nazionale ha così bissato l'affermazione ottenuta al Vipass Scadolina, consolidando il suo primato. Anche per la scuderia di Manzano, che lavora in Slovenia come team ufficiale Hyundai, si è trattata della prima affermazione assoluta del 2022. Alle spalle di Turk si è piazzato il tedesco Alberto Taxis und von Thurn, che con l'austriaco Bernard Ettel era al via con la Skoda Fabia R5 Evo2. Il teutonico ha chiuso a 22 secondi e 9 dallo sloveno. Terzo, a 3 minuti, 4 secondi e 5 decimi, il due ungherese Fekele Begala al via su Skoda Fabia R5. Quarti e secondi per quanto riguarda il campionato nazionale di Slovenia Marco Grossi e Tara Berlot, al via sulla Hyundai i 20 R5 di Friul Motor. La coppia ha chiuso a 3 minuti 13 secondi e 5 decimi dei primi classificati, rafforzando inoltre la loro seconda posizione nella graduatoria generale. Rientriamo in studio per quanto riguarda gli altri italiani in gara, soprattutto i friulani in gara, 16° posto e 7° di classe 4 per Stefano Perucco con Andrea Budoi su peso 208 R4, 34° assoluto e 2° Mitropa Club per Fabio Grenden e Lorenzo Lamanda della Gorizia Corso su Opel Astra, 36° e 2° di Mitropa Historic per Rino Muradore con Marcia Zanetti su Ford Escort RS, 41° assoluto per Alberto Sossolo e Marco Comar su Peugeot 106, anche loro della Gorizia Corse. Ritirati poi gli altri due equipaggi del team mesontino, Laurencic Mlakar e Martinis Gosniak, entrambi su Citroen Saxo. Il campionato sloveno torna l'ultimo weekend di giugno con l'Ina Delta Rally di Zagabria in Croazia. Nello stesso weekend la nuova tappa del Mitropal al Mexec Rally di Pex in Ungheria. Andiamo avanti, rally internazionale del Taro, seconda tappa del trofeo IRC, grande vittoria di Luca Rossetti, sentiamo. Prima grande vittoria del 2022 per Luca Rossetti, che si è aggiudicato per la quarta volta in carriera la rally internazionale del Taro, seconda prova del campionato IRC. Su Skoda Fabia R5, navigato da Manuel Fenoli, il pilota di Pordenone ha chiuso le 8 prove speciali in 1 ora, 1 minuto, 4 secondi e 5 decimi, tenendosi alle spalle il duo sloveno Abeli Andrejka su Skoda Fabia di 20 secondi e 9, la coppia
formata da Mats Osterberg e Patrick Barth, vincitori del WRC 2 nel 2020, che hanno pagato 28 secondi e 4 dal vincitore su Citroen C3. Una prova di spessore quella di Rocks, che si rilancia decisamente in ottica campionato dopo il ritiro nella prima gara, avvenuto al Maremma. Ora è terzo alle spalle di Afbeli e Nucita. Dopo un inizio di gara in cui ha preso le misure della vettura e del percorso degli avversari, il pilota friulano è salito in testa alla classifica nella terza prova speciale, Folta, conducendo con un vantaggio di 1 secondo e 6 su Nucita Pollet, in gara su Fabia. Ha poi dato uno strato importante sul tratto successivo, Montevacà, considerato che Nucita ha pagato 18 secondi e 2 ed è così sceso in terza posizione. Rossetti ha poi continuato a spingere, vincendo la quinta e la sesta PS, blindando il successo. Nelle ultime due speciali ha gestito la situazione per poi godersi il gradino più alto del podio. Il prossimo appuntamento del campionato è fissato per i rally del Casentino, in programma il 15 e 16 luglio in provincia di Arezzo. Si tratta della terz'ultima tappa del trofeo Dea coefficiente 1,25. Rox andrà all'attacco per provare a scalare ulteriori posizioni in classifica in vista del grande finale, previsto per il rally di Bassano a coefficiente 1,5 in programma a fine ottobre. Rientriamo in studio, il Rally Casentino è la terza e non la terz'ultima tappa del trofeo IRC. Chiudiamo con un camera car, rimaniamo ovviamente sempre nei rally, saliamo a bordo della Peugeot 106 della coppia Z Zaramella, Z in arte, e Diego Valente, che si sono aggiudicati la classe A6 al Rally Piancavallo, andando veramente forte. Tratto è quello di Clauzetto. Grazie per averci seguito questa ultima puntata di FVG Motori qui su Dinese TV e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Subito a sinistra 3, tieni, subito torna a destra. 30, bravo, sinistra 3 più, per sinistra 2 gira. E destra 3 più. Per alla casa, sinistra 2 tieni, in destra 3 tieni molto, in variante, sinistra 2, 50 destri, muro sinistra 4 più, e sinistra 0 sale, subito destra 2, 30 sinistri, destra 3 più su dorso, e tieni sinistra 5 lunga, sale, e destra 1 su dorso. 100, scende, zebra sinistra 3 gira, bravo, 3 gira questa, per sinistra 6 tieni, subito destra 3 più gira, pendi in uscita, 50, sinistra 6 su dosso, 30, casa destra 3 lunga. We'll be right back.